Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Oggi, ragazzi, vi riporto il Contucom migliorato. Non dovremo più richiamarlo ogni volta. Iniziamo con i requisiti, ragazzi. Come al solito ci servirà il nostro oppressor, che non deve stare per forza all'interno del nostro com. Ci servirà il com, ragazzi, e vi ricordo di chiamare entrambi prima di buggarvi. Poi ci servirà un amico che ci dà, ci regala il veicolo e che possegga il com e che lo tiene già tirato fuori insieme al veicolo. A noi ci servirà quindi l'attico di lusso con all'interno questa attività che vi lascio in descrizione. Vi ricordo che per attivare le attività dovete andare su opzioni con le mappa, attivare le attività e mettere tutto su mostra. A questo punto, ragazzi, possiamo andare all'interno del nostro attico di lusso. Vi ricordo anche di aggiungere Anawak, trovate in descrizione, per tutte le piattaforme. Mi dispiace, ma per PC non esiste. Quindi, ragazzi, una volta che siamo all'interno del nostro attico di lusso, non ci resta altro che partecipare su Anawak. Delle volte, ragazzi, Anawak è buggato, quindi dal menu Xbox non ci farà partecipare. Ma voi lo aggiungete agli amici, andate nella lista amici tramite il menu di pausa, fate guarda giocatore, ragazzi, aspettate il caricamento, accettate il primo messaggio, rifiutate il secondo messaggio, ragazzi, e così abbiamo fatto la prima parte. Adesso entriamo dentro il cerchio giallo, ci mettiamo in questo punto e clicchiamo una volta A su casino e subito dopo spammate la freccia destra. Se siete giocatori di PS, cliccate X e spammate freccia destra. Il risultato è che se volate sotto mappa vuol dire che è andato tutto bene, ragazzi. Se vi fa cadere nello stanzino non è un problema, vi suicidate con una bomba e continuate il glitch normalmente, non vi sbagherete. A questo punto prendete l'oppressor, ragazzi, e salite sopra il veicolo. Una volta che siete arrivati sopra il veicolo, ragazzi, dovete schiacciare freccia destra e a quel punto dovrà despawnarvi il veicolo. Ragazzi, se vi fa entrare come è successo a me, non vi preoccupate, ma dovete riniziare da capo. Quindi prendete l'oppressor, uscite fuori dal com ed entrate dentro il casino e rifate lo step di Anawak, ragazzi. Adesso vi velocizzo la clip e vi faccio vedere il tutto. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta che siamo arrivati qua, saliamo sul veicolo, ci mettiamo bene sopra il tetto, aspettiamo qualche secondo e quando siamo certi di essere fermi, ragazzi, cliccate la freccia destra. A questo punto vi despawnerà il veicolo, ragazzi, voi dovete scendere dall'oppressor e mandarlo al deposito, perché se no lo perdete, lo sacrificate. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo mandato al deposito l'oppressor, andremo a richiamare il veicolo che dobbiamo sacrificare, ragazzi. A questo punto, quando avete chiamato il veicolo da sacrificare e siete sicuri che vi è spawnato in lobby, salite sul veicolo che volete prendere, ragazzi. L'after patch sta proprio qua, ringrazio Psiconauta, ragazzi, che ci ha spoilerato questo nuovo metodo. Dovremo aprire col menu di pausa la mappa, zoomarla per qualche secondo, ragazzi, come vi sto facendo vedere, e a quel punto il nostro amico dovrà fare entra con amici e crew. E sbada bam, regà, saremo all'interno del com senza dover stare a avviare 200.000 attività. A questo punto ci facciamo mandare un invito dal nostro amico. Noi lo accettiamo, ragazzi, vi ricordo l'invito, come avete visto, dal menu interazione. E una volta che avremo accettato l'invito, dovremo aspettare qualche secondo, il caricamento è un po' lungo, saremo all'interno del com del nostro amico. A quel punto, ragazzi, il nostro amico si preparerà già dall'uscita per fare tutti fuori, così saremo tutte e due direttamente fuori dal com. Adesso, ragazzi, non ci resta altro che mandare al deposito il veicolo che abbiamo usato da sacrificare tramite il menu interazione.
E una volta che abbiamo mandato al deposito il veicolo che abbiamo usato per sacrificare, dobbiamo richiamarci il veicolo che sta all'interno del COM. Molto probabilmente dovrete aspettare qualche secondo, ragazzi. Nel frattempo ne approfitto per dirvi di iscrivervi, lasciare un like, lasciate un commento, supportate Xavix. Nei prossimi giorni vi spiegherò come procedere per iscriversi all'evento F1, ragazzi, che ci sarà, per vincere 30, 40 o 50 milioni, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like e condividete. Bella, ragazzi!